Buonasera e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Super Quark. Secondo voi i tipografi sanno progettare degli aerei? Sembra una domanda bizzarra, ma in realtà non lo è, perché gli uomini che progettarono e fecero volare il primo aereo erano proprio due tipografi e si chiamavano Wright, i fratelli Wright. Quest'anno sono esattamente 100 anni da quando il loro primo aereo si è staccato da terra, compiendo un piccolo balzo di una cinquantina di metri. Viene quasi da parafrasare la famosa frase di Neil Armstrong, il primo astronauta che posò il piede sulla Luna: un piccolo balzo per l'uomo, ma un grande balzo per l'umanità. Quel giorno di dicembre del 1903 è già entrato nella storia. Ma come andarono esattamente le cose? Lorenzo Pinna le ha ricostruite per noi. Ormai volare è un'esperienza banale e scontata. Per turismo o per lavoro, milioni di persone ogni anno viaggiano nei cieli di tutto il pianeta verso le destinazioni più remote e fantasiose. Tuttavia, fermandosi ad osservare bene un jumbo jet a bassa quota, quando sta ormai per atterrare, non si può fare a meno di chiedersi ancora oggi come fa un simile mostro di metallo pesante almeno 300 tonnellate a stare in aria. La soluzione l'hanno scoperta gli uccelli milioni e milioni di anni fa, mentre l'uomo ha capito come sollevarsi dal suolo con una macchina volante da appena un secolo. 17 dicembre 1903, l'aereo dei fratelli Wright è appoggiato sulla monorotaia per non sprofondare nella sabbia delle dune di Kitty Hawk. Sono le 10.35, Orville ai comandi e il fratello Wilbur regge l'ala destra. I motori sono al massimo, comincia la corsa. E proprio qui, dove adesso si trova questa stele, l'aereo si alza, 1-2 metri, non di più, per un volo, a dir la verità, un po' incerto, che dura 12 secondi e 30 metri, fino a quella stele lì, dove avviene l'atterraggio. Della straordinaria impresa non ci sono riprese filmate, ma solo queste vecchie foto. In quel freddo e ventoso giorno di dicembre, la macchina volante ripeté l'eccezionale impresa con i due fratelli che si alternavano al pilotaggio altre 3 volte. Nell'ultimo volo venne coperto quasi mezzo chilometro e rimase in aria per 59 secondi. Oggi possiamo ammirare questa straordinaria macchina al Museo Smithsonian di Washington. Si tratta veramente del primo apparecchio che sia mai riuscito a volare. Ma com'erano riusciti i fratelli Wright a svelare i segreti del volo? I due fratelli erano di professione tipografi e nella loro cittadina natale, Dayton, nell'Ohio, stampavano la locale Gazzetta. Non solo, avevano anche un negozio di biciclette, un oggetto tecnologicamente molto innovativo a quei tempi. Questa è l'officina dei fratelli Wright, dove riparavano le biciclette, e qui impararono a usare così bene materiali come metalli o legno che queste conoscenze gli risultarono davvero utili per costruire i primi aerei. Il volo li aveva sempre interessati, ma la molla che li spinse a tentare sul serio di realizzare la prima macchina volante fu una notizia tragica. Nel 1896 moriva in uno dei suoi test con i primi rudimentali alianti il tedesco Otto von Lilienthal, uno dei grandi pionieri dell'aviazione. Fu questa notizia la molla che fece decidere i fratelli Wright a lanciarsi nella grande avventura. Il loro modo di affrontare il problema del volo fu metodico e prudente. Cominciarono con un grande aquilone con le ali sovrapposte. Prima di volare davvero, i fratelli Wright vollero risolvere il problema che era costato la vita a von Lilienthal: il controllo del velivolo una volta staccatosi da terra. E ci riuscirono studiando a fondo la portanza, la forza che permette ad aerei e uccelli di stare in aria. Una forza provocata dalla diversa forma della superficie superiore e inferiore di un'ala. Poiché la parte superiore è un dosso incurvato e più lungo, l'aria ci transita più velocemente che nella superficie sottostante, piatta e più corta. Questa differenza di velocità fra l'aria che scorre nelle due parti dell'ala crea la famosa portanza, la spinta verso l'alto. Qui siamo nell'officina dei fratelli Wright, dove venne costruito il primo aereo. Questo è un manichino di Orville che sta lavorando al tornio. E qui venne messa a punto una grandissima invenzione, la galleria del vento, molto rudimentale naturalmente, ma che servì ai fratelli Wright a studiare molto accuratamente come funzionavano le ali.
mettendo l'ala nella galleria del vento e accendendo la ventola, riuscivano a misurare con estrema precisione la portanza, cioè la forza che tiene in aria gli aerei. I fratelli Wright non solo perfezionarono il profilo dell'ala, ma capirono anche come virare. Lo spunto venne da alcune osservazioni condotte su una banale scatola per camere d'aria. Fu così che i Wright ebbero l'idea di deformare l'estremità delle ali dell'aereo per farlo inclinare e girare. Insomma, le esperienze con il modellino dettero loro una certa fiducia di seguire la via giusta. Il passo successivo fu la costruzione di un aliante vero e proprio, con il quale ripeterono con successo e senza gravi incidenti le esperienze di von Lilienthal. E nel 1901 costruirono un secondo aliante per continuare gli esperimenti. Poiché a Dayton non c'erano spazi adatti a queste audaci esperienze aviatorie, i due fratelli scelsero le dune deserte di Kitty Hawk per i loro test. Di questo secondo aliante i fratelli non furono però molto contenti. Finalmente nel 1902 venne realizzato il terzo aliante, che questa volta si rivelò all'altezza delle loro ambizioni. In questi mesi venne costruito anche il motore a benzina, leggero e compatto, capace di sviluppare 12 cavalli. Ultima straordinaria e originale invenzione dei fratelli Wright fu l'elica aeronautica, concepita come un'ala ruotante che sviluppa portanza e fa muovere il velivolo in avanti invece che in alto. Insomma, tutto era pronto per il grande salto. L'ostacolo di come controllare il volo era stato brillantemente superato. Con questa leva posta davanti al pilota, sdraiato al centro del velivolo, venivano azionate le superfici anteriori che facevano alzare e abbassare il muso dell'aereo, cioè lo facevano cabrare o picchiare. Mentre muovendo il bacino a destra o sinistra, si deformavano le estremità delle ali e girava il timone di coda. Risultato: l'aereo si inclinava e virava. Dopo qualche prova a terra, il 17 dicembre 1903 alle 10:35 del mattino, la macchina dei fratelli Wright si staccava dal suolo. Gli sviluppi dell'aviazione e del volo in generale nei 100 anni seguiti a quel breve e goffo salto sarebbero apparsi incredibili e fantascientifici ai fratelli Wright, che si dedicarono, dopo la storica impresa, alla costruzione di velivoli sempre più perfezionati. Queste immagini riguardano infatti i modelli del 1909 presentati al Re d'Italia durante il tour europeo dei due inventori americani. Le riprese dall'alto dei ruderi romani sono le prime mai fatte da un velivolo. L'aereo divenne presto uno dei grandi simboli del XX secolo, nella pace e nella guerra. Dalle imprese di Lindbergh o di Italo Balbo sopra gli oceani ai combattimenti nei cieli della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, in ogni istante, sono in volo in tutto il mondo 15.000 aerei di linea carichi di milioni di passeggeri, mentre altre tecnologie hanno portato, sempre in volo, l'uomo al di là dei confini terrestri, sulla Luna o nelle stazioni orbitanti intorno alla Terra. È veramente incredibile pensare cosa è successo in soli 100 anni.